Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 3 settembre 2019. Ci troviamo qui in via Tonso e abbiamo con noi un grande ritorno, quello del nostro amico Gianni. Finalmente, ciao Gianni, eccoci qua. Dove siamo? Siamo e perché siamo qui? Allora, siamo qua per la questione di questo pezzo di terra, no? Che da prato che era sta diventando Discarica. una specie di Discarica. Ma discarico. perché? Cosa ci hanno fatto? Cosa ci hanno fatto? Vedete? Stanno tirando la linea dei tubi per il teleriscaldamento, no? Perché velocemente avevamo già detto dove c'è il denaro corre I lavori corrono. immediatamente il lavoro. Però qui hanno compiuto apparentemente, sembra, è tutto da dimostrare, ma l'evidenza è lì davanti a voi. Un piccolo misfatto. Che cosa è successo, professoressa? Io intanto faccio vedere. È successo che ho notato che portavano via il mese scorso, 2 mesi fa quasi, portavano via la terra, terra mai sfruttata perché è solo prato. Terra nera, grassa, con un po' di sabbia, quindi direi perfetta per i giardini. È stata portata via da camion che giornalmente andavano e venivano e Non si sa dove la. non si sa dove la portassero, ed è stato riempito lo scavo con i tubi, dopo aver messo in opera i tubi, è stato Di riempito con questo questo pietrame. materiale che anche lì vorrei sapere da dove è stato preso, perché qui in zona non c'è nessuna discarica di rifiuti edili. Esatto. Tra l'altro la signora abita proprio di fronte, quindi lì proprio nella casa di fronte, esattamente a 10 metri dal. Quindi ha seguito interamente i lavori. Certo, sempre. Conosce anche la storia di queste terre qua. Ci ha appena detto che erano di proprietà di un Di proprietà di un proprietario terriero e che ha ceduto, coltivate. si coltivate Quindi erano normalmente, già. quindi non c'erano certo rottami. Certamente, Poi era negli anni lavorata, era cedute, lavorata. man mano che veniva intorno questo insediamento abitativo, e quindi è rimasto solo questo pezzo e un pezzettino di Guardate. là di prato che ora non esiste più. Allora, qui il cittadino per tutelarsi cosa deve fare? Deve sempre documentare? A volte non è neanche sufficiente. Invitiamo gli alessandrini tutte le volte che si fa degli scavi di riprendere il prima e il dopo, eh? Di guardare i cantieri, i pensionati, come li definisce anche un noto presentatore radiofonico, gli Umarell, che stanno davanti ai cantieri, si mettono lì con delle telecamere, dei telefoni, perché a questo punto ci stanno prendendo per i fondelli. Perché mi sembra che la risposta dell'azienda sia che questa era la terra originaria, o no? All'inizio, sì, a quanto pare affermavano che era quello che avevano trovato sotto gli scavi, però gli scavi sono ancora visibili di fianco, nella parte di fianco e nella parte in faccia, dove si può constatare che non c'è un rottame, non c'è un mattone, ma c'è solo terra molto fine e basta. E tra l'altro una terra così è appetibile per chi vuole fare un prato, per chi vuole sistemare un Giardino. giardino, eccetera, eccetera. Io non voglio andare oltre, ma qui è proprio un deposito di E poi è rottami. impossibile seminarlo, così come ha assicurato la ditta al signor Barosini? Barosini, ha assicurato che a novembre seminerà il prato. Certo, su tutto questo rottame non è possibile né seminare né tagliare successivamente E l'erba. Questo quindi il è lavoro poco da ma fare. sicuro. Qui penso che ci voglia ancora uno sbancamento, anche perché il riempimento è molto superiore al piano strada, quindi ci dovrà essere uno sbancamento e
si auspica un riempimento con la terra originale. E portare via tutti questi rottami. Ovviamente. Poi queste piante, professore, soffocate da tutto questo materiale di lice, ma facciamo un po' vedere, avviciniamoci un attimino. Cioè, ma è una cosa inguardabile, una roba così. Stai lì, Gianni, stai lì. Aspetta lì. Gianni, ma guardate qui. Io non so se si può vedere bene dalle immagini. Fai delle, mattoni, macerie edilizie. Ma questo era un campo coltivato. Com'è possibile? Era un prato, che i professore. Contadini. No, ma 50 anni fa era un prato, cioè era una terra coltivata. Ma secondo voi i contadini la prima cosa che fanno nelle terre è togliere i sassi. Ma anche col cumulo. Se si può, se, aspetti che faccio una zoomata, quel cumulo di mattoni. Quando sono stati ripresi li hanno tolti. Quel cumulo di mattoni, professoressa. No, quelli sono dell'artana, perché hanno disfatto il sentiero dell'artana. C'era un sentiero e l'hanno i mattoni. E comunque, ma guardate in che stato. È impressionante, sono. Impressionante. Ma a chi la vogliono raccontare? Gianni, secondo te a chi la vogliono raccontare? Agli alessandrini stupidi. Ma e chi ci vuole credere? Tutti quelli stupidi. No, qualcuno ci ha creduto. Certo. E chi è stato che ci ha creduto? Noi. No, noi no, qualcun altro più in alto di noi ci ha creduto. Ha creduto alle ragioni del. Noi come cittadini, intendo. L'ha appena nominato. Non noi come Gianni e Luigi. No, noi come cittadini abbiamo dei rappresentanti che dovrebbero fare le nostre ragioni. I rappresentanti... Hai detto bene, dovrebbero. Comunque, al di là delle polemiche, eccetera, eccetera, qui ci vuole solamente mettere i puntini sulle i. Questo non è assolutamente quello che c'era sotto. Io mi rifiuto di pensare che un contadino... potesse seminare in queste condizioni. E oltretutto la signora ha detto che l'impresa si è impegnata a riseminare. Non si può riseminare in queste condizioni. Bisogna prima lavorare la terra, cioè tirare via tutto quello che è stato messo. Guardate. Questo è un pezzo di vetro. Sì. Forse si può vedere, era per terra. Sì. C'è anche qui vetro, plastica. C'è mattoni col cemento, qualsiasi. Guardi cosa. Lì, professore, c'è un altro pezzo di vetro qui. Sì, ma questo è evidente che sì. sono scarti di cantiere, hanno demolito qualcosa. Pensiamo che fino a questa primavera qui c'era il prato e passava normalmente la macchina taglia erba. Quindi non poteva certamente passare su una cosa del genere. Sì, e sotto non c'era, perché abbiamo detto che era un campo coltivato. Pulito, sotto ancora. Era pulitissima questa e terra. E poi la professoressa li ha visti i camion di terra portati via. Poi era terra spera, finissima. Fra le altre cose, ma è visibile lì, è visibile negli ultimi scavi là. Adesso andiamo dall'artana. A vedere. No, non c'è un mattone, è visibile lì dietro dove hanno... appena risolto forse un problema di una tubazione pazzesca che hanno dovuto rimediare e cosa dicevo? Sì, poi si spera anche in una piantumazione, visto che almeno due piante sono state tolte completamente, senza contare che le radici di queste altre in prima fila senz'altro non si riprenderanno più molto, in quanto anche quelle trenciate con i rami. Va bene. Vi saluto. Grazie ancora, professoressa. Grazie a voi. Buona giornata. Salve, buona giornata. Arrivederci, buona Salve. Giornata di nuovo. Arrivederci, professore. Andiamo, proseguiamo, andiamo a vedere questi scavi freschi, Gianni, che stanno facendo qui in fondo. Comunque, un'area verde, Gianni... completamente era verde, devastata. Si trovano plastica, mattoni, vetro. Come fai a seminare dell'erba Gianni, qua sopra? Fai sentire la tua vis che polemica. Che non sanno più dove buttare i rottami.
Vieni di qui, Gian. È che qua qualcuno ha creduto alla versione, ma qualcuno che non è il cittadino qualunque, perché il cittadino qualunque l'abbiamo visto nella professoressa, l'abbiamo sentito anche in rete, non ci crede a queste fandonie, esatto. Non ci crede. Qualcuno ci ha creduto. Qualcuno ci ha creduto, qualcuno in alto ci ha creduto. E quindi cosa vuol dire? Adesso noi crederemo all'impresa e crederemo a chi sostiene l'impresa quando verrà rimesso a posto. Ma rimettere a posto vuol dire togliere tutto questo strato superficiale di macerie, rifare almeno 20 cm di terra buona, 20 cm di quella che c'era già, e poi rifare il prato. Eccola la terra, eccola qua, c'è un mattone. A me non risulta, professore. Non ne vedo uno. Nemmeno uno, nemmeno l'ombra. Ecco. Possiamo metterci qua e guardare bene. Sì, qua. Poi tra l'altro qui mattoni non ce n'è. Andiamo di qua a vedere. Questa è terra degli scarichi, di questi scavi. Voi vedete... Mi sembra terra fine, professore. Voi vedete un mattone? Sì, un po' di pietra qua, ma non, sì. Ma non ce n'è mattone. No, vedete un mattone? Vedo dei ciottoli ogni tanto, ma è normale. Infila anche il... Voi vedete un mattone? Fai delle zoomate. Un mattone? No, no, ma si vede chiaramente. Sì, qualche sasso. Ma è chiaro, sì, è normale. Inevitabile. Mi sembra anche di intravedere lì, a 20 metri, un'auto cannibalizzata, o sbaglio, professore? Ormai questo prato qui è diventato un lontano ricordo di quello che era in origine. Qui abbiamo un'auto cannibalizzata, gomme, guardate, ruote. Guardate questa spallata, è piena di sabbia. Cioè, hanno tirato su anche della sabbia, quindi un terreno, sì, molto, molto, molto fertile, molto buono. Ma a chi la vogliono contare? A chi la vogliono contare? Guardate, sabbia. Pura sabbia. No, questa si vede chiaramente, questa è sabbia. Sabbia. Questa è sabbia. Quindi la signora, la professoressa Masoni aveva ragione. Questa è sabbia. Questa era terra buona. Possiamo andare fino lì, c'è ancora, lì è ancora più visibile. Tanto qui riprendiamo st'auto. Come mai è così? Non si sa, forse è la normalità dell'Alessandria di oggi. Anche questa macchina mezza incidentata. Boh. Magari questa è sabbia che hanno portato per mettere su. Quella lì no, ma questa per... Direi di concludere qui il filmato, professore. Mettiamoci vicino a queste dune di terra. Provi a prendere una pugnata di... Ecco. Questa qua? Questa è la terra. Questa. Ma tutto questo lavorio qua, chi è che ci guadagna? Non viene un po'. In parole povere, se tu sei un proprietario, no? E fai un lavoro male, cosa sei? Sei obbligato in secondo tempo a rifinanziare e rifare? Sì, però vedi qua, gli scavi si sono sempre prestati a queste cose. Perché cosa credi, per esempio, i fondamenti le fondamenta dei piloni sulle autostrade, secondo te cosa ci hanno buttato dentro? Terra. Qualunque cosa. Rottame. Qualunque cosa. E dopo, vengono giù. Quello che c'è da far sparire, rottami vari, eccetera, vanno dentro sottoterra, è normale.
è normale, però qui a questo punto davanti a tutti, lì è pieno di case, mi sembra un po', se fosse vero è un po' sporca, no? Guarda che bello, no? Questo sabbione qua. Sì, ma quello magari l'hanno portato per... Ma quello lì invece... Mattoni non ce n'è comunque. Mattoni non ce n'è. Non ce n'è neanche uno. La, qui è terra di riporto che arriva qui, da chissà dove. Qui. Tra l'altro la signora, la professoressa amazonica, ha detto che dopo questo intervento la terra di scavata la mettono lì visibile, esatto, a 100 metri. Prima la portavano chissà dove. E questo già è un po'... Non va bene. Che magari era già prenotata. Sì, perché in genere fai lo scavo, riprendi la terra che hai, posi i tubi, riprendi la terra che hai appena tolto e gliela metti. Certo. È questione di, che so, di 12, 24, al massimo 48 certo. ore. Comunque. Va bene, a questo punto Gianni, un saluto per il tuo ritorno. Io vi saluto, sono contento di essere tornato. Spero di rimettermi quanto prima in forma. Va bene, per, Gianni, per seguire la mia città, i lavori fatti male in questa città. Va ciao bene. A tutti. Ciao Gianni. Ciao. Ciao. Ciao prof. Ciao anche a te. Ciao ragazzi. E bentornato. Ciao. Grazie. Fabio. Ciao.